più basso per la mia carriera. Imparare anche, no? Io credo che ogni giorno si impara, oggi è una lezione nuova, bisogna essere bravo per trovare le soluzioni, no? Le soluzioni sono in respiratorio, non cercate nel mercato, perché le posso dire che la Roma non farà niente del mercato, perché credo che tutti che abbiamo portato la squadra qui, io il primo, sono che dobbiamo trovare la soluzione. Io credo che in un primo pensiero solo trovo una soluzione, no? Che essere più insieme possibile, portare anche sostento alla squadra, perché anche loro stanno soffrendo. Evidentemente chi soffrono di più sono i tifosi, per questo vi ho detto prima chiedo scusa tante volte come posso, ma adesso bisogna essere vicino, no? Più facile allontanarsi adesso dei giocatori, allontanarsi delle staff. Io mai l'ho fatto, mai lo farò, quindi questi sono i miei giocatori, questi sono i giocatori della Roma, questi sono i giocatori che portano la maglia della Roma, io sarò vicino fino alla fine, al fianco di loro. L'allenatore rischia qualcosa dopo questi risultati? No, sì, qualcuno in discussione è il direttore sportivo, che è chi ha fatto la squadra e chi ha portato tutta la fiducia. Insisto, per me oggi il mio allenatore e il mio calciatore hanno la fiducia più grande possibile. Direttore, se non si farà mercato, dove si va a cercare le soluzioni a questi problemi? Nelle spogliatoie e nel lavoro, non c'è altro. Ma voi pensate che prendendo un giocatore a due soluzioniamo? No, io credo che non dobbiamo creare confusione. La soluzione nelle spogliatoie, questa squadra è più forte di quello che ha fatto oggi. Questa squadra è più vicina a quello che ha fatto il primo tempo a Bergamo. Sono convinto che ha fatto il primo tempo contro il Torino, quindi io credo che dobbiamo ricominciare, dobbiamo fare una riflessione profonda, ma dobbiamo avere fiducia in questo staff tecnico, in questa squadra. Direttore, almeno io lo ho, che sono fino adesso il direttore sportivo. Direttore, chiedo al Moci, che è stato un giocatore, che ha vissuto lo spogliatoio prima che poi uomo del dirigente, l'eccessivo nervosismo che si è visto in campo, tra Cristante e Dzeko che poi reagisce in quel modo, tanti battibecchi. Sì, ma è troppo o è normale, guarda, qualcosa che poi deriva dal dare risultato? Non è facile spiegare, no? Perché tutti siamo professionisti e dobbiamo capire, dobbiamo sapere controllare la nostra sensazione, ma anche sono persone, no? Quindi loro soffrono anche nel campo, hanno sofferto un giorno che aveva tanta fiducia, tanta voglia di fare qualcosa importante. Questa volta ritorna in una sensazione mala, no? Che è difficile a volte di controllare. Ma io conosco Edin, conosco Brian, so che sono cose che succedono, ma domani sicuro che partiremo tutti insieme. Ho già sentito il presidente Pallotta? No. Invece Vida? Ce l'ho proprio niente. No, confermo. Il mercato è chiuso, non prendiamo nessuno, le soluzioni sono dentro lo spogliatoio. Anche Pellegrini va via, Luca. Quello è diverso, perché dobbiamo fare una riflessione, perché è vero che si è parlato prima, In entrata non arriva nessuno. Non dico che non esse nessuno, perché è vero che questa trattativa di Luca era prima, ma dobbiamo anche fare una riflessione con questa situazione. Ma ci questo, sarà un ritiro? No. Con questo 7-1 è cambiato qualcosa nel rapporto tra lei e la Roma, tra lei e la squadra? Cioè, anche per il prossimo anno lei comunque è certo del suo futuro a Roma? Non so che succederà domani, non posso pensare che succederà. Non credo che dobbiamo guardare tan lontano, dobbiamo guardare domani, perché oggi siamo in 60 euro, siamo in debito con i nostri tifosi, quello è l'unico che penso, no? Almeno si lo può fare e dare qualcosa ai tifosi che ho soprattutto. Grazie ragazzi, ciao, buon viaggio.